Tra le concorrenti più attese della 19esima edizione di Ballando con le Stelle, in partenza sabato 28 settembre, in prima serata su Rai 1, c'è senz'altro Federica Pellegrini. La più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi scende in pista non molti mesi dopo la nascita della sua primogenita Matilde. Campionessa olimpica e mondiale, la Divina ha vissuto una vita privata altrettanto intensa, che ci apprestiamo per l'occasione a ripercorrere. La vita privata di Federica Pellegrini. Federica Pellegrini nasce il 5 agosto 1988 a Mirano, un comune in provincia di Venezia. Cresciuta in una famiglia molto unita, ha un fratello minore, Alessandro, con cui ha mantenuto un legame profondo. I genitori, Cinzia e Roberto, hanno avuto un ruolo cruciale nel suo percorso di vita. La madre, appassionata di nuoto, è stata l'artefice dell'avvicinamento di Federica a questo sport sin da bambina. Roberto, invece, ha lavorato come barman e, sebbene non fosse direttamente coinvolto nello sport della figlia, ha sempre offerto il suo sostegno morale e pratico. Federica ha iniziato a conquistare l'attenzione del mondo non solo per i suoi successi in piscina, ma anche per la sua vita sentimentale. Dal 2008 al 2011, ha avuto una relazione con il collega nuotatore Luca Marin. La loro storia, caratterizzata da momenti di grande complicità, sembrava destinata a durare. La coppia conviveva a Verona e faceva progetti di vita insieme, ma nel 2011 il rapporto si è incrinato e Federica ha iniziato una storia d'amore con il celebre nuotatore Filippo Magnini, che ha attirato subito l'attenzione dei media. I due, insieme, formavano una delle coppie più ammirate del panorama sportivo italiano, con molti che attendevano notizie su possibili nozze. Nonostante l'intensità del legame, la relazione ha incontrato delle difficoltà e nel 2017 è giunta al termine. Federica non ha mai voluto entrare nei dettagli della separazione. Il capitolo romantico più significativo della vita privata di Federica Pellegrini è sicuramente rappresentato dalla sua relazione con Matteo Giunta. Quest'ultimo è nato a Pesaro nel 1982, ed è un allenatore di nuoto di successo e, curiosamente, cugino di Filippo Magnini. Federica e Matteo si sono conosciuti proprio attraverso Filippo, e nel 2014, la campionessa ha deciso di affidare a Matteo la propria preparazione atletica. Nonostante la loro collaborazione fosse inizialmente esclusivamente professionale, nel tempo si è trasformata in qualcosa di più profondo. Nel 2021, dopo anni di speculazioni e fotografie rubate, Federica Pellegrini ha finalmente confermato il legame sentimentale con Matteo Giunta, definendolo una delle persone più importanti della sua vita. La relazione è stata ufficializzata dopo le Olimpiadi di Tokyo, quando la nuotatrice ha dichiarato che senza il supporto di Matteo avrebbe probabilmente lasciato il nuoto prima. Poco dopo, nell'ottobre dello stesso anno, è arrivata la proposta di matrimonio in una location romantica, il Gran Hotel Danieli di Venezia, la loro città del cuore. Il 27 agosto 2022 Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno coronato il loro sogno d'amore con un matrimonio spettacolare a Venezia. La cerimonia religiosa si è svolta nella suggestiva chiesa di San Zaccaria, mentre il ricevimento ha avuto luogo sull'esclusiva Isola delle Rose, all'interno del lussuoso resort Ilunga W Marriott Venice. La sposa ha indossato tre abiti, tutti firmati Nicole Milano, e il matrimonio è stato orchestrato dal celebre wedding planner Enzo Miccio. Tra gli invitati, circa 160 persone, tra amici intimi e familiari. La coppia ha poi partecipato all'edizione del 2023 di Pechino Express, dove hanno dimostrato la loro complicità e affiatamento, guadagnando la simpatia del pubblico e un secondo posto nella finalissima. Nel luglio 2023 Federica Pellegrini ha annunciato pubblicamente di essere incinta,
con un divertente video social in cui si congratulava con la nuotatrice australiana Molly O'Callaghan per aver battuto il suo storico record sui 200 metri stile libero, aggiungendo scherzosamente che una nuova generazione stava per arrivare e che quel record sarebbe tornato in Italia. La notizia ha emozionato i fan e Matteo, visibilmente felice, ha dichiarato che la coppia non vedeva l'ora di accogliere la loro prima figlia. Il 3 gennaio 2024, alle 6.51 del mattino, è nata Matilde, la primogenita di Federica e Matteo. Il parto, tuttavia, non è stato semplice. Federica ha raccontato di aver affrontato 48 ore di travaglio doloroso, culminato in un cesareo d'urgenza a causa di un calo nel battito cardiaco della bambina. Nonostante le difficoltà, la nascita di Matilde ha portato una gioia immensa nella vita della coppia, che ha celebrato l'arrivo della loro piccola con grande emozione. Il 26 maggio 2024 Matilde è stata battezzata con una cerimonia intima a Verona, circondati dai loro familiari più stretti. Le foto della giornata, condivise sui social, hanno mostrato una famiglia felice e commossa. Federica, Matteo e la piccola Matilde vivono a Verona, in una bella casa circondata da uno spazio verde e dai loro quattro bulldog francesi, Cesare, Vanessa, Bianca e Rocky.